di Agropoli dice no alla violenza contro le donne, lo fa per il secondo anno consecutivo con un flash mob che ha coinvolto tante ragazze degli istituti scolastici del territorio. Sì, per rispondere a queste cose bisogna stare insieme. Il senso dello stare insieme, il senso di manifestare insieme dà più forza a questo messaggio e serve soprattutto per incoraggiare le persone che ancora oggi vivono nella paura di non averne più, di avere la forza di rivolgersi a noi per combattere questo problema. È proprio il senso della comunità che si riunisce su un problema, deve incoraggiare queste persone perché non sono sole. Il messaggio che vogliamo lanciare noi è proprio questo: non abbiate paura, chi soffre questo problema, chi subisce violenza non solo fisica ma anche psicologica, si rivolga alle istituzioni che sono pronte ad accoglierle e a darle una mano per superare questa paura così grande, così difficile. Oggi sono veramente onorata di avere qui tutte le scuole, tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. È una giornata molto importante, è il secondo anno consecutivo che ci dedichiamo alla sensibilizzazione della violenza sulle donne. Purtroppo è un fenomeno che dilaga anche sul nostro territorio e noi ne approfittiamo per mettere al corrente della cittadinanza anche dell'esistenza, oltre che dei servizi sociali territoriali e comunali, di un centro antiviolenza che si chiama il Volo delle Farfalle. Noi siamo pronti ad accogliere tutte le donne che si trovano in un momento di fragilità. Noi siamo qui per sensibilizzare le donne a rivolgersi a noi, a rivolgersi alle forze dell'ordine, ai servizi sociali. Noi ci siamo e possiamo aiutarvi davvero. Un'altra forma di violenza, forse la più grave e la più subdola, è la violenza assistita, è la violenza che si ripercuote sui bambini quando i genitori litigano, quindi già la parola lo dice, assistono alla violenza, ma questo che cosa genera nel bambino? Un senso di colpa, il bambino immagina di essere lui il responsabile di questi dissidi e tutto ciò si ripercuote purtroppo sulla crescita, sulla sana crescita psicofisica del bambino. Ci terrei ad informare la cittadinanza che oggi, 25 novembre, alle ore 16:30, presso il teatro della scuola media Gino Rossi Vairo, ci sarà un convegno al quale parteciperanno, oltre alle autorità, quindi al sindaco, il Volo delle Farfalle, quindi le colleghe di questo centro antiviolenza, un avvocato penalista che ci parlerà del codice rosso, che è una legge molto importante che è stata varata recentemente, è una legge che aiuta tantissimo le donne vittime di violenza, quindi io vi invito a partecipare tutti. Donne, iniziate a volervi bene e ad avere consapevolezza che purtroppo molti uomini violenti non cambiano, né tantomeno con il tempo migliorano, anzi purtroppo queste sono situazioni molto gravi che vanno a peggiorare sicuramente. Quindi vi invito a denunciare, ma soprattutto ad affidarvi e diffidarvi di persone competenti che comunque insomma svolgono la professione con tanto, nel miglior modo possibile, insomma. Quindi affidatevi al centro antiviolenza, laddove ce n'è ovviamente bisogno, perché comunque siamo attivi 24 ore su 24 con un numero sempre attivo e sarete accompagnate nel percorso che comunque non vi lascerà mai sole. Quindi se ce n'è bisogno contattateci. Possiamo ricordare dove si trova il centro, il Volo delle Farfalle? Il centro si trova in via Pisacane, dove sta il museo, praticamente giù alla Marina. Funziona i giorni del martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Siamo con Valeria, Marzia e Asia. Quanto è importante per voi manifestare il no in piazza? Allora, è importante perché serve a educare e a sensibilizzare a questo argomento perché molto spesso non si conosce e quindi si sbaglia.
È importantissimo perché serve a far aprire la mente sia a uomini che a donne, quindi dobbiamo essere tutti quanti sensibili a questo argomento. Secondo me è importante perché aiuta gli uomini a capire veramente che è una cosa sbagliata, perché ne succedono troppe e purtroppo bisogna, anche se magari non servirà molto, almeno far vedere che ci siamo. Per far capire che vogliamo cambiare un qualcosa. È importante perché dobbiamo far capire all'uomo che la donna non va toccata e viceversa.